I direttori, i giornalisti ne stanno scrivendo un po' di tutti i colori in Sì, questi giorni. infatti. E allora io ripartirei proprio da lì per cominciare questa oretta insieme al nostro pubblico, alle vostre telefonate. Diamo il numero 800 22 88 96 per intervenire, suggestioni, ricordi, commenti legati a questa che è la rinuncia al pontificato, al ministero Pettino di Papa Benedetto. E come diceva Donatello, caro direttore, i giornali oggi sono pieni e pieni anche delle tue foto e dei tuoi virgolettati, ma è qui che in realtà ci hai spiegato sin dal primo momento, ci hai aiutato ad entrare un po' anche nelle pieghe di questo evento, senza Sì. estrapolare in maniera violenta i tuoi virgolettati. Ma ieri è stata una giornata singolare, un pomeriggio un po' bizzarro perché evidentemente a corto di argomenti si è approfittato di alcune dichiarazioni del tutto innocue che mi ero trovato a fare nella conferenza stampa di presentazione del programma sulla Basilica di San Pietro che va in onda stasera alle 10, la prima puntata va in onda stasera alle 10 e ieri avevamo presentata la serie ai Musei Vaticani, una sede assolutamente prestigiosa. Qualche giornalista alla fine si è avvicinato, ha fatto delle domande, avendo come dire, l'obbligo dell'ospitalità, perché erano stati invitati da noi. Ho ritenuto doveroso anche rispondere, perché in questi tempi non rispondo facilmente a domande di giornalisti e manco farlo apposta, sono stato frainteso, nel senso che un ragionamento complesso è stato ridotto in due battute e mi si è attribuito qualcosa che non appartiene certo al mio pensiero, che peraltro ho modo ormai da 10 giorni di esprimere in questa sede, quindi sotto gli occhi e gli orecchi di tutti quelli che vogliono, hanno la bontà di ascoltarci. Quindi, piccolo fatto che va ridimensionato. È vero piuttosto quello che diceva il nostro Donatello, e cioè che trascorsi i primi giorni in cui c'era l'emozione da raccontare, in cui la decisione del Papa aveva un ruolo centrale, era la notizia regina attorno a cui tutto veniva costruito, si raccoglievano le emozioni, i racconti, eccetera. Adesso i giornalisti che sono arrivati a Roma devono pur giustificare la loro persistenza nella capitale della cristianità e quindi qualcosa devono mandare alle loro redazioni. Devono tenere vivo l'argomento e quindi qualcosa devono scrivere. I giornali italiani stanno facendo a gara a chi dice la cosa più cospicua, più grossa, più importante. Ieri ancora ci si è messo un collega che peraltro stimo nel suo blog ad annunciare che il dossier predisposto dai tre cardinali Erans, Tomko e De Giorgi, cioè i tre cardinali ultraottantenni che il Papa aveva incaricato di condurre delle indagini sulla situazione interna alla Santa Sede, questo dossier sarebbe stato reso noto, cosa che è fuori dalla logica delle cose possibili, però non è parso vero che questo potesse rappresentare un'ipotesi e dunque un'ipotesi di cui scrivere. Risultato è che oggi c'è un po' di tutto, occorre saper discernere, soprattutto vale quello che ci siamo detti il primo giorno, vediamo di non perdere la Trebisonda e vediamo di andare diritti al centro, al cuore del fatto, della notizia, che sono le dimissioni, non le dimissioni, la rinuncia al proprio compito petrino da parte di Benedetto XVI, una rinuncia fatta per amore perché egli ritiene
di non essere adeguato alle sfide future. Tutto il resto è un'aggiunta, compresi gli arrivi a Roma inevitabili dei cardinali che hanno l'obbligo di partecipare al conclave. Il conclave non è un optional, per cui anche le chiacchiere che vengono fatte su cardinali che hanno titolo per partecipare, sono degni di non partecipare, a parte, come dire, la rapidità, la velocità, la superficialità con cui si attribuiscono colpe e responsabilità, ho l'impressione che non si tenga conto che partecipare al conclave per un cardinale che è in grado di muoversi, che non è allettato e che non è impedito da fattori esterni, ad esempio che non sta in prigione a motivo della fede, partecipare al conclave è un obbligo, perché i cardinali esistono anzitutto per questo. Un chiarimento necessario e doveroso, direi. Andiamo dritti però al cuore di questo tempo che trascorriamo insieme, cioè ad accogliere in questo studio le vostre telefonate, le vostre sollecitazioni, semplici ma dirette, per il nostro direttore che volentieri risponde. Andiamo ad Ascoli a dare il buongiorno ad Anna Maria. Anna Maria, eccoci. Buongiorno a voi tutti. Allora, Anna Maria, vogliamo ascoltare la sua voce, il suo commento, le sue confidenze, le sue suggestioni e, perché no, anche le sue domande. Prego. Ecco, infatti la sua domanda. Io sono rimasta tanto scossa il giorno che ho ricevuto la notizia del Santo Padre, però oggi è una domanda che voglio fare al direttore. Sì. Ho letto questa mattina sulla rassegna stampa, perché questi giornali, come ha detto già prima, ne scrivono di tutte, però ho letto che non si chiamerà più Benedetto XVI, ma bensì solo Sua Santità. Adesso non ricordo la testata del giornale come era chiamata. Ho visto solo che ho letto questo e un po' dico, adesso perché questa? E allora dico, oggi voglio fare una domanda a lei, perché tutti i giorni la sto seguendo. Ha fatto bene, Anna Maria, grazie a lei. Io riferisco intanto solo la testata. Corriere della Sera, interpellato Monsignor Cocco Palmerio, canonista, dice... Cardinal Cocco Palmerio, canonista. Oggi il direttore mi sta bacchettando, volentieri accetto. No, sorrido. Le sue precisazioni. Un modo per scherzare un po', sennò la tensione qui ci... È vero, è vero, è vero. Allora, Anna Maria, giriamo la sua domanda al direttore. Dice il cardinal Cocco Palmerio, resterà Sua Santità, lo chiameremo ancora Sua Santità, è così, direttore? Ma guardi, signora Anna Maria, io non sono un canonista e non sono un interno alle cose vaticane. Ragiono per ciò che mi può risultare, per ciò che sento e per logica. Secondo me... continuerà a chiamarsi Benedetto XVI perché questo è il suo nome. Si cercherà di evitare di chiamarlo Papa perché non nasca mai nessuno l'idea o si abbia mai la confusione che ci possono essere nella Chiesa due papi. Quindi la rinuncia riguarda all'uso del termine Papa, ma non al nome personale Benedetto XVI, perché nella storia non ci sarà mai più un Benedetto XVI. Ci potrà essere un Benedetto XVII, ma questo non dà noia a Benedetto XVI. Quindi è il nome Papa che andrà non replicato. Penso anche che come nome d'onore, se così si può dire, si continuerà a chiamarlo Sua Santità, si continuerà a chiamarlo Padre Santo. Io non saprei chiamarlo in maniera diversa che Padre Santo, perché così l'ho pensato e così mi sono idealmente rivolto a lui per anni, Padre Santo, e penso che sia il suo nome più bello. Qualche giornalista dice, perché non lo chiamiamo Padre Benedetto? Chiamiamolo Padre Benedetto. Per me sono tutte cose abbastanza relative,
Poi tenga conto, lei ha la fortuna di vivere nella bellissima Ascoli e la invidio, noi che viviamo a Roma, pure bellissima città, a Roma però un dottore non si nega a nessuno, un monsignore tantomeno, un'eccellenza tantomeno, dunque i nomi sono abbastanza relativi. Comunque Ratzinger continuerà a chiamarsi Benedetto XVI, io di questo non avrei nessun dubbio. Avevi anche già in giorni precedenti ribadito ciò che dice il cardinale Coco Palmieri, cioè che resterà, come nel caso dei vescovi, vescovo emerito di Roma. Vescovo emerito di Roma perché il Papa è tale in quanto vescovo di Roma, cioè i cardinali che hanno sede nei vari continenti del mondo hanno tutti un titolo e hanno come titolo quello di una parrocchia romana, perché anticamente erano i parroci di Roma a eleggere il vescovo di Roma. I cardinali, quando ricevono la beretta rossa, ricevono anche il titolo di una parrocchia o di una diaconia o di una diocesi suborbicaria, e questo li rende a tutti gli effetti parte del clero, di quel clero romano che al momento opportuno eleggerà il Papa. Quindi che il Papa attuale debba continuarsi a chiamare Vescovo Emerito di Roma, esattamente come a Treviso, mia diocesi, c'è il Vescovo Emerito di Treviso, mi pare una cosa del tutto ovvia. E allora andiamo avanti a prendere le vostre telefonate, vogliamo sentire le vostre voci, andiamo a Modena a dare il buongiorno a Elide. Buongiorno Elide. Buongiorno, eccoci. Buongiorno a lei, buongiorno al direttore. Sì. E niente, scusate, ma sono un po' emozionata. Lo comprendiamo. Sì, innanzitutto complimenti al direttore, che lo stimo e lo ammiro, una grande ammirazione. E niente, volevo dire di questo Santo Padre che quando ho sentito la notizia ho pianto veramente, guardi, per tutto il giorno, perché mi è venuto a mancare un padre, mio padre, non so come dire il mio dolore, e ancora non è passato. Niente, volevo dire che questo Papa è stato meraviglioso, è stato un grande studioso che ha messo al centro Cristo, è stato anche l'unico Papa che ha scritto anche tutto sull'infanzia di Gesù, i suoi meravigliosi libri, e poi è stato un Papa di un grande carisma. Non lo potrò dimenticare mai, e non potrò mai dimenticare la sua grandissima dolcezza. Per me la sua dolcezza, guardi, non la potrò mai, mai dimenticare. Grazie Elide. Ringrazio il direttore e a voi tutti. Le vuole parlare il direttore, le vuole rispondere proprio su questi due aspetti. Le voglio rispondere soprattutto per ringraziarla della sua vicinanza, della sua compagnia e della sua anche generosità nel qualificare il nostro lavoro. Signora, mi lasci dire però che il Papa non è morto, il Papa è vivo e continuerà a vivere in maniera riservata, a lui possiamo continuare a pensare, a lui possiamo continuare a rivolgerci, per lui dobbiamo continuare a pregare, quindi diciamo che nello shock della scelta che è stata fatta c'è anche un dimezzamento del dolore rispetto a situazioni analoghe quando il Papa viene a mancare. Il Papa verrà a mancare pubblicamente, immagino io, ma egli continua a essere assolutamente presente alla vita della Chiesa, assolutamente presente nella nostra vita, e noi dobbiamo continuare
ad amarlo, perché amare Benedetto XVI non vorrà dire amare di meno il suo successore, perché l'amore moltiplica se stesso, l'amore ha questo come facoltà. Amare Benedetto XVI vorrà dire amare molto anche il suo successore. Sono le 12.31, in sala stampa Vaticana dovrebbe cominciare tra qualche istante questo briefing con il segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Monsignor Arieta. Naturalmente daremo uno sguardo per vedere quali sono eventualmente le indicazioni che arriveranno, perché si riferiscono proprio alla Costituzione Apostolica che disciplina le norme del conclave. Ma nel frattempo andiamo ad ascoltare alcune voci che abbiamo raccolto proprio dalla piazza. Si tratta di suggestioni a caldo riguardo proprio questa rinuncia al ministero petrino di Benedetto XVI. Vediamole insieme. È stata una cosa straordinaria quello che ha fatto per la Chiesa e per la comunità tutta dei cristiani. Rimarrà sempre in mezzo a noi con il suo insegnamento e con la sua grande forza di volontà, e è uno di noi. Per me lui è un papa molto dolce. Mi dispiace estremamente per la decisione che ha preso e avrei preferito che fosse restato con noi fino alla fine dei suoi giorni. La sensazione di abbandono, una sensazione di mancanza di punti di riferimento maggiori. Un papa molto semplice, che nella sua semplicità riesce a trasmettere Gesù Cristo, che è la cosa più importante che alla fine lui ci dona. D'accordo con lui, se lui ha fatto questa scelta è perché ha capito che non che ecco, forse è meglio lasciare adesso il ministero papale a mani più forti delle sue. Siamo tutti con lui, da qui fino a quando il Signore ce la concede. Beh, all'inizio è stata una botta, perché ti sei affezionato, è il tuo papa. Comunque resterà sempre nei nostri cuori come il Papa. È un grande che veramente ha l'appoggio, la preghiera di tutti noi e insomma lo ricordiamo bene. A essere sincero, ho pianto abbastanza a lungo, ecco, per la sua decisione. Noi pregheremo per lui e lui pregherà per noi. E siamo nelle mani del Signore. Stiamo per prendere un'altra telefonata. Direttore, quanto affetto, quanta saggezza nel popolo di Dio? Mi hanno colpito i giovani, cioè sentire un giovane da, cosa avrà avuto, 28, 30 anni, che dice che ha pianto tutto il giorno e lo dice in televisione, dunque là dove è difficile raccontare storie perché ti può vedere chiunque e quindi chiunque può fare il raffronto con quella che è la tua vita. Dire che ha pianto tutto il giorno è un'affermazione molto, molto impegnativa e che a me colpisce molto, il che mi conferma, mi consolida nell'idea che il popolo cristiano è un popolo attaccatissimo alla persona del Papa, popolo attaccatissimo alla persona del Papa. E quello che mi colpisce è che convivono in queste settimane, in queste ore, convivono in genere due sentimenti che potrebbero quasi eludersi e che invece non solo non si eludono, ma appunto convivono. L'affetto, un affetto sconfinato, spropositato per il Papa, che si dice che sarà un affetto che non verrà meno, e nello stesso tempo qualcuno arriva ad ammettere il disappunto, lo sconcerto, il dispiacere, il desiderio che avrebbe avuto
che fosse rimasto Papa per sempre, però questi anche questi sentimenti critici non sono sentimenti che inducono ad una minor stima, ad un minor affetto. Cioè si ama il Papa anche nella franchezza, nel momento in cui gli si dice però potevi restare, che è un modo, secondo me, molto simpatico per trattare il Papa esattamente come si tratta un genitore, un papà, certo, una mamma. Certo, del resto condividendo insieme questi sentimenti sta scorrendo questa settimana, una settimana, diciamo, forse priva di notizie, ma allo stesso tempo intensa di spiritualità con gli esercizi che si stanno appunto svolgendo in Vaticano. Andiamo a Varese, continuiamo a camminare insieme. Buongiorno Marilena. Buongiorno. Eccoci. Anch'io sono un po' emozionata. Intanto vi ringrazio per questo vostro programma che, insomma, ci fa capire anche la dimensione di questa chiesa, no? Al di là delle nostre parrocchie. Anche per me è stato un fulmine a ciel sereno. Anch'io, come altre telefonate, dopo Giovanni Paolo II, non ho così subito capito il Papa Benedetto, e ringrazio sempre il Cardinal Martini, che per me è stato un grande maestro, che ce l'ha fatto amare. E ricordo in particolare una frase che diceva: questo Papa, se chi si aspetta che questo Papa ristrutturerà così la Chiesa, no, sarà un Papa che ci stupirà tanto. E in effetti è arrivato a stupirci fino a questo punto. Che insegnamento da queste dimissioni? È un Papa che ci ha segnato l'umiltà, e di fronte al nostro, io dico sempre, noi nelle parrocchie certe volte abbiamo il delirio dell'onnipotenza, dobbiamo fare, lui dice no, fermiamoci, mettiamoci in ginocchio. E questo secondo me è una lezione che dovremmo davvero imparare, metterci in ginocchio. E una cosa vorrei dire a questo Papa. Le chiedo scusa di non, lui ci ha tanto parlato e noi adesso lo sentiamo, ma noi non le sentivamo le sue predi, le sue, non se ricordo, una via crucis, ogni tanto adesso mi viene in mente quanti messaggi lui ci ha lanciato e che non abbiamo colto, e lui di fronte, ecco, io gli chiedo scusa di questa solitudine che gli abbiamo dato a questo Papa. Grazie Marilena. Devo fare una, sì, domanda al direttore. Sì. Scusi direttore, a me è piaciuta molto la sua frase che dice la fantasia di Dio, questa fantasia di Dio che ha nel prepararci il nuovo Papa, e mi stride un po' con quello che ha detto il Papa, invece mi pare proprio fosse proprio il giorno della luna, che dice sembra che questo Papa sia andato in pensione, che non ci conduca più. Ecco, mi stride un pochino questa cosa, perché mi ha colpito la frase del Papa e che mi è ritornata in mente adesso, perché vabbè, l'avevo commentata un po' in famiglia, perché anch'io ogni tanto dico mamma mia, lo Spirito Santo è andato in pensione, e mi stride con questa fantasia di Dio che ce ne sta preparando uno, ecco, mi scusi e vi ringrazio tantissimo. Grazie Marilena, ma ascolti, perché il direttore non si lascia sfuggire una virgola di quello che ha detto. No, non mi lascio sfuggire una virgola, mi viene però il dubbio se ho capito bene, cioè a me pare di aver detto che il Papa rinuncia al suo ministero perché ritiene che le sfide che lo attendono la Chiesa siano superiori alle forze che lui sente in se stesso. E che questa è una constatazione che ha condotto innanzitutto nella propria coscienza a lungo, non mi stupirei neppure che siano stati ascoltati o non ascoltati dei medici. Credo che non è un problema medico quello del Papa, è un problema di percezione delle proprie energie e soprattutto delle proprie energie intellettuali. Lui è uno abituato ad afferrare i problemi
e a inquadrarli, e questa energia spirituale e questa energia intellettuale che era il suo fascino, è il suo fascino. Dunque, che lui sia venuto alla determinazione di rinunciare, vorrei dire che anche questa, se è un'ispirazione dello spirito, è un'ispirazione della fantasia di Dio, perché nessuno di noi se lo aspettava. E non voglio tirarla dalla mia parte, però mi parrebbe di poter dire onestamente così. Certo, è più facile dire, è più scontato dire che la fantasia di Dio emergerà davanti alla sorpresa, davanti all'annuncio che farà il cardinale protodiacono a un certo punto dal balcone di San Pietro, svelando il nome e il cognome, e poi vedendo per la prima volta vestito di bianco uno dei cardinali di Santa Romana Chiesa. E lì, andando a ritroso, aiutati dai giornalisti più preparati, e col tempo andremo a capire da dove viene fuori questa, che non deve essere un'espressione malintesa. Per me è molto importante capire da dove uno viene fuori. È una, almeno per me, Veneto, è una domanda tutt'altro che irrispettosa. Da dove viene fuori questo Papa? Io me lo chiedevo tantissime volte a contatto con Giovanni Paolo II, e mi domandavo quanta fantasia Dio aveva investito dal momento del concepimento a quando è stato eletto per formare un uomo come Giovanni Paolo II. E siccome Dio non fa preferenze di persone, lo si dice, lo si legge negli Atti degli Apostoli, sono indotto a pensare che la stessa cura e la stessa fantasia egli la stia usando anche per preparare minuziosamente chi verrà dopo Benedetto XVI. Abbiamo i brividi di fronte allo scenario appena tracciato dal direttore, che mettono in luce tutta la solennità dei giorni che stiamo vivendo. Vogliamo continuare ad ascoltare le vostre voci. Andiamo a Roma. Buongiorno Marco. Pronto? Eccoci Marco, siamo qui. Buongiorno. Grazie di avermi chiamato. Devo fare una premessa. Sì. È importante che la faccia. Io sono un medico e un medico legale. 8 anni fa mi trovavo nello studio di un mio amico, giovane avvocato, sì, che è un cattolico fervente, che è una persona di grande cultura, e gli dissi, prima dell'elezione di Papa Ratzinger, gli dissi semplicemente: il prossimo Papa sarà Ratzinger, solo lui può essere Papa, solo lui può raccogliere l'eredità spirituale, ma soprattutto intellettuale, di Papa Wojtyla. E quando, se ricorda bene il direttore Boffo, tutti pensavano a un Papa italiano, nessuno pensava a un Papa tedesco, in particolare a Ratzinger. Questo è l'episodio che voglio raccontarvi. Per quanto riguarda poi il giorno in cui il Papa ha annunciato, fra virgolette, la sua rinuncia, che rinuncia non è, e lo abbiamo capito da tutti questi interventi e soprattutto dalle dotte dissertazioni del direttore Boffo, io quel giorno, non mi vergogno di dire, ho pianto anch'io, in macchina, l'ho saputo dopo qualche ora, e anche per me è stata una perdita, e ho capito anche il significato reale, vero, di Santo Padre, che è il padre di tutti noi, in effetti, o almeno dei cattolici, ma forse di tutti quanti noi. Ho visto in questi giorni le vostre trasmissioni semplicemente perché sono convalescente da un piccolo intervento chirurgico, e devo dire che le ho viste con... veramente con grande gioia e con, come dire, mi sono arricchito culturalmente, perché onore al professor Boffo, che risponde sempre in maniera chiara, esauriente, senza essere pedisseguo, ma da persona che conosce molto bene
gli affari della Chiesa nel senso buono Marco, del termine. Grazie per questo intervento e auguri di pronta guarigione e buona convalescenza. Ho due notizie prima che il direttore Boffo risponda, e cioè che è cominciata in sala stampa Vaticana la conferenza stampa di cui vi parlavamo con Monsignor Arieta, segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, che sta parlando in questo momento e al cui fianco siede, ormai l'avete riconosciuto, il volto di padre Federico Lombardi, portavoce della sala stampa Vaticana. Eventualmente, se ci saranno novità, andremo ad ascoltarne, intendo dire novità molto importanti. E poi abbiamo una notizia, invece ce l'ha da Donatello. Appena battuta l'Ansa, una nomina, il Papa ha nominato sottosegretario della sezione rapporti con gli stati della segreteria di Stato, il sottosegretario degli esteri, possiamo dire così, tra virgolette, Monsignor Antonio Camilleri, consigliere di nunziatura presso la medesima sezione per i rapporti con gli stati. Il ruolo di sottosegretario era fino ad oggi ricoperto da Monsignor Ettore Balestrero, che invece va a fare il nunzio a Bogotà. Riavvolgiamo il nastro, ripartiamo dalla telefonata di Marco, direttore. Marco, grazie delle cose carine che dice. Mi associo agli auguri del collega Nicola, anch'io le auguro di rimettersi in piedi presto e benissimo, spero che avrà la bontà, anche quando sarà in grande forma, ogni tanto di entrare in compagnia con noi, perché noi ne avremo bisogno anche della sua compagnia. Cosa dirle? Lei ha espresso dei sentimenti che sono sentimenti in gran parte condivisi. Lei dice che fin dall'inizio ha pensato che l'unico successore di Giovanni Paolo II poteva essere Josef Ratzinger. Io devo tornare a confessare, per onestà, perché non mi piace far l'ipocrita, che non lo pensavo, ma non perché non lo ritenessi un grande, ma perché pensavo che fosse un po' troppo anziano. In realtà anziano lo era, ma ha dato alla Chiesa 7 splendidi anni di magistero e di freschezza e di limpidezza, che sono stati provvidenziali per la Chiesa. Cosa sarebbero stati gli scandali che sono scoppiati se noi non avessimo avuto la mano delicata e il cuore puro di Benedetto XVI, quel cuore a cui tutti hanno creduto e che ha consentito il superamento anche di momenti difficili. Quindi sono venuto presto del suo stesso avviso e oggi con lei benedico il Signore di questo pontificato, che è formalmente ormai concluso nel senso dell'esercizio temporale, però è un pontificato che continua, perché il Papa vive e il Papa continuerà a stare con noi. Mentre ascoltiamo ancora squillare il telefono, vi invitiamo a contattarci, abbiamo ancora dei minuti insieme, 822 88 96, la chiamata è gratuita, e la nostra mattinata prosegue vedendo un altro frammento di voci raccolte dalla piazza. Sono le voci dei giovani, dei fedeli e le loro reazioni alla rinuncia al pontificato. Vediamoli insieme e poi torniamo in studio. Eccole. Persona di grande capacità culturale, di grande intelligenza, di grande lungimiranza, e ha dimostrato anche di essere un Papa, nonostante tutte queste doti, un Papa molto umile e molto disponibile e generoso, devo dire, nei confronti della Chiesa e di tutti quanti. Se lui si è sentito di fare questa scelta avrà i suoi motivi e sicuramente sono validi, quindi lo appoggiamo.
siamo fedeli, lo appoggiamo. È il giusto successore del Papa precedente. Ha un suo carisma, la sua umiltà, una sua fede interiore che insomma colpisce. È venuto a trovarci nella nostra parrocchia e io ho questo ricordo bellissimo di questo papà che è venuto insomma a trovarci. Siamo molto commosse e che si è fatta la sua volontà. È stata una persona corretta e moderna e lo ringraziamo di tutto quello che ha fatto. Venire qua a pregare con l'immagine di questo Papa mi ha aiutato sicuramente a trovare una via per riuscire a riprendere me stesso, a ritrovare me stesso. San Massimiliano Kolbe, insomma, lui passava, ci siamo abbracciati e ricordo insomma proprio la vicinanza ho sentito la Chiesa presente da noi. Noi stiamo in periferia, perciò comunque il Papa è stato presente anche lì. È un Papa molto sincero, lo vedo, buono. Vediamo che viene anche dal prediletto che è Papa Giovanni. Se l'ha scelto lui è un Papa che era molto buono. È una persona che mi è entrata subito nell'animo. Una persona molto preparata, una persona che, lo so, ci ha lasciato tutta una volta così e quindi ci ha creato un po' di spiacere forte. Il primo discorso che ha fatto si sentiva il suo accento tedesco, è stato di una delicatezza, di una simpatia incredibile, ma non c'era bisogno di quello per apprezzare il Papa, ecco. Dalla Romania saluto la Papa. E il Papa di tutto il mondo, veniva ricordato il primo discorso, no? L'umile servitore nella vigna del Signore, poi sembrerebbe proprio essere stato così, no? Sì, e pensavo mentre ascoltavo questi nostri amici che la dote che forse ha colpito di più, che ha fatto schioccare immediatamente la scintilla dell'affetto e dell'amore, sia stato il senso di disarmo che egli suscitava. Un Papa disarmato, Papa disarmato, un Papa umilissimo, un Papa che quasi chiedeva scusa di esserci. Poi allora viene il paragone col predecessore, che tutto era fuorché questo, perché era la forza fatta persona, era l'irruenza, era la fantasia, era la presenza. E allora non mi torna non solo il discorso della fantasia infinita di Dio, che riesce ad accostare cose facilmente non accostabili, ma soprattutto mi viene a pensare a questo popolo straordinario che riesce a cogliere la verità di ciascuno, la verità di ciascuno, la verità del cuore e della personalità di ciascun Papa. È molto bello. Direttore, sono tanti i telespettatori che stanno chiedendo di poter parlare con te e vogliamo dar voce, andiamo a Vicenza, diamo voce a Giovanni. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Eccoci. Allora, ti ascolta il direttore, Giovanni, prego. Ah, bene, grazie. Prego, 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 Giovanni. Grazie, parlo con il direttore? Sì, sì. Sì, sì. Sì. Bene, grazie direttore. Grazie a lei. Di questa mia possibilità di parlare. Cioè, io sono un devoto della Chiesa soprattutto e anche quindi del Papa, che è il rappresentante di Gesù. Ma io ritengo anche che è Gesù che dispone il tutto. L'ha scelto lui, è stato scelto da Gesù, l'ha sostenuto, l'ha anche, penso, questa è la mia fede, suggerisce lui cosa deve fare. Allora ritengo che l'elezione di Papa Benedetto sia stata una scelta di Gesù. Ora Gesù dispone di altra maniera.
ma in questo senso che dà all'uomo, perché siamo anche coetanei, dà all'uomo la capacità e la possibilità di fare una loro scelta, perché ci ha creati figli suoi ma liberi. Ora ritengo che un papa di 86 anni abbia ancora il diritto di pensare agli ultimi anni della sua vita, passarli serenamente. Quindi è un diritto che ha dato Gesù a tutti noi. Allora non mi meraviglia anche tutta questa confusione, come mai si è dimesso e perché, chi sarà poi, ma è Gesù che il nostro Signore che stabilisce. Grazie Giovanni, grazie. Quindi non anche a parlarne del Papa ex, certo. Che possiamo dire. Grazie Giovanni, la ringrazio, mi dispiace interromperla perché ha detto parole molto toccanti e sono contento di tacere e di lasciare la parola al direttore, a volte ci commuovono i nostri telespettatori, direttore. Ma Giovanni, certamente questo è un Papa scelto dal Signore, su questo io non avrei dubbi, come non li ha lei peraltro, che ci sia il Signore dietro le sue dimissioni. Io questo non lo so, ma lo dico senza nessuna malizia e senza che nessuno possa interpretare con dietrologie la mia espressione. Io credo più vero che il Papa lasci che il Signore, che ha voluto Benedetto XVI, lo abbia lasciato libero di scegliere il bene per la Chiesa, lo abbia magari stimolato, gli sia stato vicino, gli abbia suggerito, ma che la scelta non sia una scelta automatica che da Dio è arrivata al Papa. Il Papa ha scelto lui in coscienza, come ha detto, e ha scelto in coscienza pregando e ascoltando la voce del Signore che parla a ciascuno di noi. È un discorso forse un tantino più articolato di quello che ha fatto lei, ma mio non vuole essere una precisazione di tipo catechistico e inutilmente pignola. No, è che dobbiamo stare attenti a non pensare che Dio interviene con la ceta, oggi elegge, domani toglie. No, certamente Dio ha suggerito e ha ispirato i padri conciliari a suo tempo, i quali sono stati docili e hanno scelto il meglio che c'era. Dio ha ispirato le scelte che ha compiuto durante il pontificato Benedetto XVI, Dio ha ispirato il Papa anche nella scelta che ha fatto. Ma Dio è un Dio grande, un Dio che rispetta la nostra libertà. Direttore, sono scoccate le 13 e il nostro spazio termina. Ci diamo appuntamento a domani per le telefonate rimaste fuori. Continuiamo questo dialogo. Certo. Allora, l'appuntamento, l'avete sentito, è rinnovato a domani mattina. Grazie a Donatello Vaccarelli. Grazie per essere stato con noi. Grazie al direttore Dino Boffo per aver onorato questo appuntamento con i telespettatori e grazie a tutti voi.